Pace e bene a tutti. Viviamo oggi la seconda domenica di Avvento nell'anno C, in questo tempo nuovo, tempo di grazia, tempo forte per i doni che stiamo ricevendo. Qual è il messaggio che la Chiesa ci dona e noi vogliamo riflettere con questi pensieri di carattere liturgico, ma brevemente. Ecco, nella prima lettura il piccolo profeta Baruch esorta Gerusalemme a rivestirsi di splendore, di mettere sul capo il diadema, perché ormai la liberazione è vicina. Anche se il popolo di Israele si è allontanato nella sofferenza verso la deportazione in Babilonia, ora ritorna pieno di benedizione, di luce nel Signore, mentre la gloria di Dio lo accompagna nella città santa. È il ritorno e per noi è la via verso Betlemme, dove vedremo la grande luce di Cristo, nostro Salvatore. Nel Vangelo, il Vangelo di Luca, ci si parla di grandi personaggi. Si dice che a Roma c'è l'imperatore Tiberio Cesare e nella Palestina c'è Ponzio Pilato governatore e vicino c'è Erode il tetrarca e anche Lisania, tetrarca della Bilene. I sommi sacerdoti sono Anna e Caifa, ma la parola di Dio, la benedizione del Signore, passa attraverso uno sconosciuto, Giovanni il Battista, che è cresciuto nel deserto. Da allora egli grida a tutto Israele di prepararsi alla venuta del Messia, di raddrizzare e spianare le strade. Ecco, passiamo subito a una attualizzazione per noi oggi. Cosa significa questo messaggio forte di San Giovanni il Battista, che ricompare in ogni avvento perché deve preparare sempre il popolo di Dio alla venuta del Signore nella liturgia dell'avvento, ma è una venuta reale perché il Signore salva tutti i popoli e tutte le epoche. Ebbene, se dobbiamo raddrizzare i sentieri, spianare le vie, qualcosa dovremmo fare veramente anche noi uomini del terzo millennio. Noi tutti abbiamo vissuto in questi ultimi tempi l'esperienza del terremoto, e non soltanto in Abruzzo, ma anche nelle Marche, in Italia, qua e là, e nel mondo ci sono questi sconvolgimenti. Il terremoto può essere davvero disastroso se combina insieme le due ondulazioni, sia verticale sia orizzontale. Se la scossa è forte, nessun edificio resiste. Ecco, c'è un modo di reagire male di fronte alla parola di Dio e diventa un terremoto interiore, morale, che distrugge la verità quando noi ci opponiamo all'annuncio del Signore. La nostra epoca sa di questi terremoti sconvolgenti che distruggono le coscienze e addirittura permangono in vibrillazioni continue sul territorio dei popoli, quando perfino i parlamenti decidono contro la legge di Dio. Davvero allora la situazione è disastrosa. Ecco, Gesù è venuto a restaurare tutto questo. Il suo vicario sulla terra ricorda che c'è un relativismo che va a distruggere il senso della verità e il senso morale degli atti umani. Dobbiamo raddrizzare i sentieri, spianare le vie, allontanarsi da questo terremoto morale e contro la verità che invece il cuore dell'uomo deve coltivare, custodire e
inizio a vivere. Ecco, con questi pensieri attualizziamo l'annuncio del Battista, viviamo la verità, viviamo l'amore, costruiamo un regno bello insieme al Signore Gesù che viene, ci incontra e ci ama, il regno di Dio. Nessuno mai potrà distruggerlo, nelle coscienze rette, buone, amate da Dio. Thank you.